Diciamo come ci siamo arrivati, zona rossa, ci siamo arrivati perché in questi giorni c'è stato un aumento dei contagi, abbiamo attenzionato la situazione, oggi nel corso di giornata con il direttore dell'ASP e con la Presidente del Consiglio, scusate, Presidente della Regione, ci siamo rapportati e oggettivamente i numeri sono numeri importanti, per cui la sola chiusura delle scuole è stata ritenuta insufficiente, quindi il Presidente della Regione ha deciso di chiudere la zona rossa ed è una zona rossa per 14 giorni, quindi fino al 30 marzo. Che cosa accade adesso? Adesso accade che entreranno qui in vigore tutti i limiti, diciamo, e le regole della zona rossa. Di fatto è un mini lockdown, non si potrà più circolare se non per motivi di necessità o di lavoro. Gli esercizi commerciali saranno chiusi, tranne i generi alimentari, bar, ristoranti, tutto questo sarà chiuso. Insomma, ci sono tutta una serie di provvedimenti che nelle prossime ore chiariremo e porteremo a conoscenza di tutta la città, che da domani entrano in vigore. Ecco, si tratta quindi di misure più restrittive, insomma, che servono a limitare al massimo la circolazione, perché come si è visto con i ragazzi e con i bambini delle scuole, la chiusura delle scuole, che di fatto c'è già da 2 settimane, ha fatto sì che non si diffondessero più nuovi casi tra i minori, però i casi hanno continuato a farsi strada tra gli adulti. Bene, adesso il principio è lo stesso, con la zona rossa anche gli adulti saranno costretti a limitare al massimo gli spostamenti. E qui dobbiamo capire che tutti devono assumere atteggiamenti responsabili. In questi giorni i controlli ci sono stati e devo dire che negli ultimi giorni non c'è stata grande veicolazione di persone nella città. Sono state fatte delle sanzioni, si è intervenuto presso bar, presso esercizi commerciali che non rispettavano le regole. Ma per quanti controlli si possono fare, è chiaro che non si può mettere tutto il territorio sotto le forze dell'ordine, non è neanche, diciamo, possibile. Continueranno i controlli, ma i cittadini devono sapere che devono assolutamente a questo punto rispettare la regola, perché le sanzioni saranno immediate e ognuno poi risponderà personalmente dei propri comportamenti. Noi dobbiamo adesso approfittare di questi 15 giorni per cercare di bloccare, diciamo, la crescita dei contagi e invertire la curva e riportare la città nella normalità. Proprio per questo motivo si è deciso di fare la zona rossa per 15 giorni, cioè per 2 settimane e non solo per 1 settimana, perché nelle 2 settimane il trend si dovrebbe riuscire a invertire. Speriamo bene.